le sette parole che dice Gesù in croce. Dinanzi a sé c'è una massa di gente. A quella massa di gente Gesù ha dato il pane, ha dato da mangiare, la pesca miracolosa. Ha guarito, ha salvato e risuscitato. E lo condannano. E Gesù dice in quel modo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Spaventoso attentato questa sera in Sicilia alle ore 17.57 è saltato in aria un tratto d'autostrada che porta dall'aeroporto a Palermo. Le vittime sono Giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. Per decenni in Sicilia la mafia è andata a braccetto con la Chiesa e la Chiesa ha fatto finta di non accorgersene, ha fatto finta di non capire. Non devo perdonare, non devo amare. Io ci sparavo. Alla nuca, solo con. Se la Chiesa Cattolica avesse preso posizione, tenuto conto del ruolo importante che ha avuto nella formazione culturale degli italiani, certamente le cose sarebbero andate in modo diverso. Arrestato Bernardo Provenzano, uno dei boss più sanguinari di Cosa Nostra. Dopo 43 anni di latitanza, la cattura è avvenuta questa mattina, poco dopo le 11, quando gli uomini della squadra mobile di Palermo hanno fatto un blitz in un casolare di campagna vicino a Corleone, a pochi passi da casa del latitante. Nel casolare sono stati ritrovati, oltre ai pizzini con il quale il boss comunicava con gli altri mafiosi, crocifissi, numerosi santini e una bottiglia di acqua santa. Sono stato, come tanti italiani, uno che è cresciuto in un certo ambiente culturale, il cattolicesimo, che non ha mai avuto un rapporto problematico con la religione, perché in Italia, diciamo, la scelta religiosa, più che una vera scelta, è un destino culturale. Poi ho cominciato la mia attività antimafia. E nel corso di questa attività sono entrato in contatto con i mafiosi. E spesso mi accadeva che al termine degli interrogatori, che riguardavano gli omicidi, chiedevo a queste persone quale fosse il loro rapporto con Dio, per esempio, perché mi ero reso conto che molti, quasi tutti, erano cattolici praticanti. E quindi sono cominciato a porre il problema: ma come è possibile che dei mafiosi che uccidono, fanno estorsioni, che praticano la violenza, possano avere questo rapporto non problematico con Dio e con la religione? Si scatena la violenza mafiosa in maniera proprio plateale. La mafia comincia a far vedere il suo volto più nefasto, più negativo. Palermo avrà una media di un omicidio al giorno. Andavamo correndo da una scena del crimine all'altra. Perché la lotta tra i corleonesi e i palermitani per l'affermazione del potere è una lotta senza quartiere.
Dottor Vina, che è a capo di questa nuova scuola di pensiero, non risparmierà nessun colpo sulla vicenda. E queste guerre di mafia, diciamo che vengono scatenate sostanzialmente per una lotta al potere, una lotta per il potere. Il giornale ci chiama. Ci andate, è successo qualcosa. Arriviamo ed è notte e non c'è luce, buio assoluto. Per cui lì vediamo un'ombra per terra. Dico, ma come facciamo senza luci? Poi arriva la polizia e accende i fari della macchina e illumina questo uomo. Il dottore, il medico legale, solleva la maglietta per vedere dove è stato sparato e compare questo Cristo. Per quello fu un'emozione, perché mi sembrarono due Cristi, lui ammazzato e lì quel Cristo. E davanti, che non si può vedere, nella stessa foto c'era scritto "dammi la figa". Hai capito? Che religione è questa? Boh. Un'altra testimonianza è data da un'intervista a Francesco Paolo Anselmo, il quale dice che lui si sentiva religioso e che dopo ogni omicidio che faceva andava in chiesa e chiedeva alla Madonna di dargli la forza di continuare. Cioè non di dargli la forza di smettere, andava a chiedere perdono contemporaneamente e a chiedere alla Madonna di dargli la forza di poter continuare. Ci sono tanti casi in cui la religione veramente dà un aiuto a queste persone per non impazzire. Io ho ucciso diverse persone, più di 20, insomma, ho partecipato in tantissimi omicidi, però non c'è personaggio della mafia che non ha ucciso. Per i mafiosi, in un certo senso, credevano in qualche cosa, perché tutti i mafiosi erano portati ad avere i crocifissi, oppure a casa avere questi quadri di santi. Però quando si uccideva non è che si comprendeva che non si poteva uccidere, che era un peccato. Lo facevano perché era una cosa normale, insomma, uccidere un uomo era per noi una cosa, anzi era una cosa che ci sentivamo valorosi. Uno si comportava male e veniva ucciso. Quindi era questo, però la fede era tutta un'altra cosa. Uno, la sera quando uno andava a casa e stava con la moglie, con i bambini, tranquillamente, era un credente. Mi chiamo Alessandra Dino, sono una sociologa e mi occupo dalla metà degli anni 90 di studiare il fenomeno criminale mafioso. E nel 2002 ho deciso di fare un'indagine campionaria su tutti i parroci della diocesi palermitana per indagare il nesso fra religione e mafia. E ho cercato di farlo da un duplice punto di vista, cioè da una parte guardando che cosa è la religione e che cosa sono i vissuti religiosi per i mafiosi, e dall'altro come la Chiesa nel corso del tempo si è interfacciata con questo problema, perché naturalmente se i mafiosi per lungo tempo si sono potuti dire religiosi e cattolici senza che nessuno dicesse loro "ma siete pazzi", vuol dire che qualche cosa non aveva funzionato anche da parte della Chiesa. Quello che viene fuori è che circa sul
30% dei nostri intervistati hanno una reale consapevolezza della gravità del fenomeno mafioso e della dimensione criminale del fenomeno mafioso e dell'importanza di lavorare in parallelo con l'attività dello Stato. Per decenni in Sicilia la mafia è andata a braccetto con la Chiesa e la Chiesa ha fatto finta di non accorgersene. Per capire come nasca questa deformazione bisogna tornare perlomeno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'anticristo per la Chiesa è il comunismo. E sino al 1989, nel mondo bipolare della Guerra Fredda, il pericolo più grande veniva considerato non il crimine, non la droga, non la mafia, ma l'avvento dei comunisti. Così anche per la Chiesa Cattolica. Quindi la mafia veniva considerata, siccome la mafia è sempre stata anticomunista dalla parte dei latifondisti del potere, come un strumento, in fondo, di salvaguardia dall'avvento del comunismo. Infatti i mafiosi hanno ucciso tantissimi sindacalisti, contadini, esponenti della sinistra. Nel 1946, cioè esattamente ad un anno di distanza dalla fine della guerra, viene nominato a Palermo cardinale Attilio Ruffini. Rimarrà cardinale di Palermo per 21 anni. In questi 21 anni anche il cardinale Ruffini andrà a braccetto con la mafia e di questo ce ne sono le prove. Nel 1963 si verifica la prima strage mafiosa a Palermo con l'uso dell'autobomba. Vengono assassinati 7 tra carabinieri e uomini dell'esercito italiano. Il Papa di allora, Paolo VI, scrive al cardinale Ruffini chiedendo cosa sta succedendo a Palermo. Il cardinale Ruffini risponderà dicendo che a Palermo non sta succedendo niente, che la mafia non esiste. La mafia è un'invenzione dei giornali e dei partiti di sinistra. Le prime prese di posizioni molto dure della Chiesa nei confronti della mafia ci sono già nei primi anni Ottanta. Nel 1982 già abbiamo una lunghissima serie di grandi delitti che hanno sconvolto Palermo. Sono già stati ammazzati il procuratore Gaetano Costa, il giudice Cesare Terranova, il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Abbiamo cioè una lunghissima serie di stragi e di grandi delitti. Dalla Chiesa la città comincia a prendere posizione e anche la Chiesa prende posizione. Il cardinale di allora, che non è più Ruffini ovviamente, pronuncia una durissima omelia che passerà alla storia come l'omelia di Sagunto. Sovviene che si può applicare
una nota frase della letteratura latina, di Sallustio mi pare, nel De Bello Iugurtino: Dum Rome consulitur, saguntum espugnatur. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo, come difenderla? Io mi ricordo che diverse volte nel carcere di Palermo noi mafiosi abbiamo fatto delle manifestazioni. Veniva Pappalardo a fare la messa e noi non ci andavamo. Ma lui capiva che magari tante persone ci avrebbero potuto andare, ma c'era un ordine e lui capiva che era un ordine dei mafiosi di non andare, di sabbatarlo. Per questa sua frase Pappalardo subì delle critiche fortissime all'interno della Chiesa Cattolica. Non ripeté più quelle frasi, perché i grandi esponenti politici del Partito Cattolico fecero pressione per evitare che il cardinale Pappalardo potesse mettersi a capo di un movimento cattolico effettivamente antimafioso. La Chiesa ebbe sempre una posizione di imbarazzo rispetto al fenomeno, perché i mafiosi facevano parte delle confraternite religiose nei quartieri popolari di Palermo, finanziavano abbondantemente la Chiesa e le parrocchie, andavano a messa ogni domenica, erano i più rispettosi di tutti i sacramenti, e questo per la Chiesa era sufficiente. Il prete era una persona buona, che doveva fare il buono, che poteva essere un alleato. Non è che si guardava il prete come una persona contro la mafia. Quando c'erano le festività, logicamente era il mafioso che si interessava a far uscire alle ditte, va bene, i soldi per fare la festa. Logicamente, se il prete aveva di bisogno di qualche cosa, c'erano le donne dei mafiosi che accudivano il prete. Al prete non si mancava di rispetto, al prete, diciamo, si guardava. Spaventoso attentato questa sera in Sicilia alle ore 17.57 è saltato in aria un tratto d'autostrada che porta dall'aeroporto a Palermo. Le vittime sono il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia, insieme a sua moglie Francesca Morvillo e i 7 agenti della loro scorta. Sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Il ricordo più forte purtroppo è l'odore, il brutto odore, l'esplosione. Una scena veramente da guerra, da bombardamento. Con la morte di Paolo Borsellino si innesca un'accelerazione nella risposta della città alla mafia. Ricordo comunque il fatto che ero fortemente emozionato, perché vedere tanta gente, ma gente di ogni tipo, non le classiche coreografie di rito, ma vedere tanta gente, ragazzi, madri, padri,
gente comune, vedere chiunque sfilare, protestare, gridare, fare degli inni, cioè questo ti dava il senso proprio che veramente le cose stanno cambiando. È il popolo che deve ribellarsi, la Chiesa che tanto... E invece la Chiesa è stata... Dopo le stragi del 92 ci fu un congresso, ci fu il congresso annuale di tutti i vescovi italiani che emanò un documento. Beh, in quel documento non c'era una sola parola sulle stragi. Il tema che veniva affrontato dai vescovi era il problema del Partito Cattolico Italiano che era in crisi. Ecco, questo per dire il ritardo delle gerarchie ecclesiastiche rispetto alla stessa società civile. Sono Michela Buscemi, sono una delle prime donne che ha testimoniato al massimo processo di Palermo, un processo contro la mafia, perché mi hanno ucciso due fratelli. Eravamo in Piazza Castelnuovo a manifestare per le stragi di Falcone e Borsellino. Era il 26 luglio. Abbiamo sentito questa ragazza siciliana che si era suicidata a Roma. Una ragazza che si era costituita contro la mafia perché le avevano ucciso il padre e il fratello. È stata, diciamo affidata, stava con Borsellino, ecco. Non aveva l'appoggio familiare, non aveva l'appoggio della madre, si sentiva sola, si sentiva abbandonata questa ragazza una volta che era stato ucciso Borsellino. Abbiamo saputo solo quando si è uccisa, perché non la conoscevamo. E allora con le donne... le femministe del mio gruppo, tutte siamo andate al funerale e l'abbiamo portato a spalla la sua bara. Abbiamo deciso, perché non c'era nessuno, diciamo, che si prestava a portare questa bara sulle spalle. Arrivato lì, sul punto dove doveva essere sotterrata c'era un prete che ci ha detto: io sono venuto qui contro il volere dei miei superiori perché Rita è una suicida e non ha diritto alla messa. Dice anche perché lei ha fatto incarcerare 50 persone di questo paese, persone innocenti, a che ci siamo girati e abbiamo dato le spalle a questo prete. Io penso che era un vigliacco, un prete vigliacco, ecco, questo penso. Lei era morta per paura della mafia, mentre i mafiosi vengono assolti e benedetti sul letto di morte. I mafiosi vengono, possono essere benedetti e non una creatura di 17 anni che ha paura. C'è una triste storia. Una storia brutta, come che pesa dentro, che pesa... Ma, insomma,
tante storie abbiamo avuto terribili in questa città, in questa terra. Un anno dopo, nel 93, nel maggio del 93, Papa Wojtyła ufficialmente comunica al popolo mafioso che la Chiesa non vuole avere più nulla a che fare con loro. Dio ha detto una volta: non uccidere, mafia non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Nel 93 sono passati 11 anni dalle omelie di Pappalardo, che sono dell'82, e ne sono passati una quarantina, una cinquantina dall'arrivo di Attilio Ruffini a Palermo nell'immediato dopoguerra. Quindi la Chiesa, nel prendere atto dell'esistenza di questo fenomeno, ancora una volta si è regolata con tempi biblici, di una lentezza esasperante. Quello che non si sa è che in realtà il testo che era stato preparato non prevedeva questa frase, se non che lui aveva visitato poco prima i genitori del giudice Livatino, un giovane magistrato che era stato ucciso dalla mafia, e preso dalle emozioni improvvisò questa frase discostandosi dal testo. Però quello che non si sa è che la macchina papale che attraversò la città di Palermo era guidata da un mafioso che si chiamava Angelo Sino, che io ho interrogato. Per far capire quanto fosse grave il gesto di Papa Wojtyła nella Valle dei Templi e quanto fu poco gradito dalla mafia, bisogna stare attenti soltanto alle date. Papa Wojtyła ad Agrigento, maggio 1993. Luglio del 1993, attentati della mafia in continente, Milano, Roma e Firenze. Altre tre stragi. Due di queste stragi colpiscono due simboli della cristianità romana: la chiesa di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano. Questa è la prima volta che la mafia si rivolta in maniera armata contro la chiesa. Desidero esprimere il mio profondo dolore per le vittime innocenti dei vili attentati che la notte scorsa hanno colpito Milano ed il cuore della Roma cristiana. Questi efferati crimini, per nessuna ragione giustificabili, sono sempre motivo di vergogna per chi li pianifica e per chi li esegue. Non è col disprezzo per Dio e per l'uomo che si costruisce una società umana e civile. Preghiamo insieme per le famiglie in lutto, per i feriti e per tutti coloro che sono stati colpiti da questi tragici eventi. Preghiamo per l'avvenire dell'Italia. Ma non è finita, perché nel settembre dello stesso anno, quindi due mesi dopo, nella borgata di Brancaccio a Palermo, viene assassinato padre Pino Puglisi.
Don Giuseppe Puglisi è stato ucciso alle 9:15. È rimasto agonizzante davanti al portone del palazzo diversi minuti prima di essere soccorso da un agente della polizia. Forse il sacerdote poteva essere salvato e nessuno in piazzale Anita Garibaldi ha sentito o visto nulla. Proprio guarda allo specchio, per vedere come sta. Eravamo diventati amici, lui era un po' più grande di me. Lavorò in termini propositivi e positivi. Cioè togliere i ragazzi dalla strada perché si rendeva conto che la presenza delle famiglie mafiose, soprattutto di Graviano, che attualmente sono in carcere, era determinante, condizionante la vita del quartiere e la vita dei ragazzini che facilmente potevano diventare manovalanza mafiosa. E allora questo raccogliere i ragazzi, farli venire in chiesa o cominciare a portarli al centro sociale era l'attività con cui lui toglieva terreno sotto i piedi ai mafiosi. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti. La vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Queste sono le nostre speranze. Allora, sono Domenico De Lisi, meglio conosciuto come Mimmo. Sono cresciuto nel quartiere Brancaccio. Don Puglisi mi ha dato una svolta alla mia vita, ecco. Crescere in questo quartiere è difficile, era difficile, è ancora un po' difficile adesso. Per il semplice fatto perché quando abitavo in questo quartiere mancava la scuola media. Poi uno dei problemi era quello della criminalità, ecco, era un quartiere dove qui un giorno sì, un giorno sì, c'era un morto per mafia. E quindi eri etichettato, cioè vivere a Brancaccio voleva dire che eri quasi un mafioso, ecco, ma invece non è così. Lui ci voleva liberare a noi giovani da questo pregiudizio, sai? È un pregiudizio, è uno stigma, un marchio, che diceva sì, è vero che ci sono i problemi a Brancaccio, c'è la presenza della mafia, ma c'è tanta gente in gambe, è buona, è brava, che può riscattarsi. Allora mi ha colpito questa voglia di riscatto, ecco, che me l'ha messa dentro la mia coscienza, il mio impegno. E oggi sono qua a raccontare la mia esperienza perché ci credo ancora dopo 33 anni. Che difficile. Loro cominciarono a minacciarlo, ma lui non ebbe paura. E nell'omelia cominciò a dire, ma con molta pacatezza, se qualcuno ha qualcosa contro di me, anziché minacciarmi in maniera anonima, venga qui e parliamo pubblicamente. Io non ho niente da nascondere. Stiamo lavorando per i vostri figli, per i figli del nostro quartiere, per le nostre famiglie. Se avete qualcosa contro, ditemelo e abbiate il coraggio di presentarvi con le vostre facce. Questa cosa fu recepita da loro come una provocazione, che il mafioso non accetta il dialogo. La Capogliese si stava accingendo ad aprire il portone di casa. Spatuzza si affiancò a Capogliese e disse: Pacio, questa è una rapina. L'omicidio doveva sembrare una rapina fatta da un tossicodipendente. Lui, padre Puglisi, si girò e con un sorriso gli disse: me l'aspettavo. E già aveva capito che stava per morire. Io ci sparavo alla nuca, solo con.
un momento di grande prova per la nostra Chiesa. Primo prete ucciso dalla mafia, e quindi questo atto pubblico di sfida alla Chiesa. Ma a quale Chiesa? A quella Chiesa semplice che padre Puglisi rivendicava o richiamava all'evangelicità, il Padre nostro, non il padrino, la libertà, non la sottomissione, questa resistenza di libertà e di testimonianza. Credo che sia la lezione più bella che lui ha dato alla nostra Chiesa. Elevo la mia voce per deplorare che un sacerdote impegnato nell'annunciare il Vangelo e nell'aiutare i fratelli a vivere onestamente, ad amare Dio e il prossimo, sia stato barbaramente eliminato. Che il sangue innocente di questo sacerdote porti pace nella cara Sicilia. Nell'occasione del delitto di padre Pino Puglisi, la Chiesa avrebbe potuto fare molto di più. Per esempio, costituirsi parte civile al processo contro gli assassini di padre Puglisi. Questo fu chiesto, sollecitato e sperò che accadesse il magistrato che si occupava di questa vicenda, Lorenzo Matassa. E questo però non accadde. È una cosa che resta, come dire, come un punto interrogativo, è una questione aperta ancora oggi. Quando tu ti schieri contro la mafia e ti schieri seriamente, vieni ucciso. Quindi, se noi vogliamo capire perché in Sicilia sono stati uccisi tanti magistrati, in Italia e invece non sono stati uccisi preti sino a Puglisi, abbiamo un riscontro, perché non è stato un problema. Io sono padre Frittita Mario e sono nato nel 1939, il 19 maggio. A 12 anni mi sono innamorato dei padri che venivano dal Veneto e noi tutto il quartiere dipendeva dai padri. Ci educavano, ci volevano bene. E ho detto alla mamma, voglio fare frate. L'importante per un sacerdote è fare la volontà di Dio. Io sono innamorato di Gesù. Io personalmente, avendo lavorato per più di 15 anni in un giornale e in una televisione annessa che erano a 100 metri neanche dalla chiesa, nel quartiere della Calza, evidentemente conoscevo il personaggio. Padre Frittita era una sorta di governatore del quartiere. A lui ci si rivolgeva per qualsiasi tipo di questione, dal furto di un'automobile a un problema di cuore, a un amore mancato o una malattia. Come posso dire, era una sorta di sciamano, se mi è consentito il termine, che aveva quasi poteri per la gente del quartiere, aveva quasi dei poteri sopra naturali, tant'è che padre Frittita è una presenza intoccabile. E una sera sono venuto a prendermi, appena arrivato a casa, padre, le vuole parlare il maresciallo, io ci vado. Che maresciallo? Appena entrato mi hanno subito legato e io ho capito. Ho detto
sia fatta la tua volontà, Gesù. E fallo rimanere qua a Padamare, che è un santo veramente. Santo uomo! Lotteremo contro tutti e con la giustizia. È un'ingiustizia, ma c'è la giustizia di Dio, che è superiore alla giustizia degli uomini. Amico dei boss, per i magistrati che lo accusano padre Frittitta, avrebbe aiutato Cosa Nostra, intercettazioni sarebbero là a provare che il Carmelitano non si occupava solo degli affari dell'anima dei padrini, sarebbe stato più che un confessore per il boss Pietro Aglieri. Pietro Aglieri è un latitante ricercato per una serie di omicidi. È stato uno dei più grossi boss spietati, ha ucciso, fatto uccidere decine di persone a Palermo, però pensando sempre che si potesse uccidere chiedendo perdono al Signore. Guarda, i mafiosi hanno una loro follia interna. Loro sono convinti che avendo la Bibbia in mano si possa contemporaneamente usare una pistola per uccidere un uomo e avere il cuore in pace. E questa è. Se poi trovano un prete come padre Frittitta che li asseconda, è la fine di ogni logica. È venuto uno, questo soggetto di Aglieri, che era molto devoto a Aglieri, mi dice: padre, nessuno ci va, ha bisogno di confessarsi e comunicarsi. Due giorni e ti darò la risposta. Chiedo al mio superiore, il mio superiore mi dice: io ti dico di sì, però sai che vai incontro a tante storie. Padre, bisogna salvare un'anima. Io quando sono arrivato, entro nella cappella, vedo tutti libri carmelitani e Santa Teresa, e poi dico la messa. Perché non si può perdonare? Se chiede perdono, vuole avvicinarsi al Signore. Quello era un seminarista di Monreale. E come faccio a non salvarlo? Pregava 7 ore al giorno. Io sono diventato pallido quando l'ha detto: mamma mia, Gesù, io 4 ore e mi stanco. È bravissimo. Irina aveva rispetto di lui perché parlava bene e chiedeva il favore, e lui li salvava. Una persona per bene, allora, ieri. No, io non dico niente. È stato quello che è stato. Ha sbagliato strada. Invece di prendere via loro, ha preso via Corso Vittorio Emanuele. Si pose il problema. È giusto che un prete vada nel covo di un latitante per andarlo a servire nel covo? A portargli la comunione, a fare incontri di non so che cosa. E la facoltà teologica è stata interpellata dal cardinale De Giorgi a dare una sua risposta. E uno dei tre ero io, come teologo dei sacramenti. È la cosa incredibile, molto bella. E anche qui ci sono tante critiche da parte di tanti altri religiosi, è che in quell'occasione questo gruppo di esperti dice che si è trattato di una indebita cappellania. Padre Frittitta avrebbe dovuto convincere Aglieri a venire fuori dal suo covo per poter essere confessato e per poter avere la comunione. Però a lui gli ho detto: per piacere, tu devi parlare. No, padre, io farò silenzio,
perché parlare significa che io, per essere libero io, devo parlare male degli altri. Ah, per questo no, ti raccomando, sii onesto, perché altrimenti la benedizione che io ti do è maledizione. Sì, padre, io farò silenzio, e fa silenzio da 40 anni. E lui? I sacerdoti ritenevano in misura molto elevata, perché avevamo circa il 70% delle persone che rispondevano in questo modo, ritenevano che i collaboratori di giustizia fossero dei delatori, dei traditori. Io ricordo un episodio in particolare di questo sacerdote di San Giuseppe Jato da cui io andai, e che mi disse: secondo lei il più grave peccato qual è? E io l'ho guardato, ho detto: ma penso l'omicidio. Mi ha detto: no, è il tradimento, quello di Giuda. I pentiti, perché lui non li chiamava collaboratori, sono esseri a Dio spiacenti e agli amici loro. La maturazione della Chiesa inizia con la vicenda Frittitta. Nel 2013 Monsignor Raspanti ad Acireale scrive questo suo documento, in cui dice che sono negate le esequie in chiesa a tutti i mafiosi che siano stati condannati dallo Stato e che non abbiano collaborato con la giustizia. Sono Monsignor Michele Pennisi, sono un vescovo nato in Sicilia, da 9 anni sono arcivescovo di Monreale. Ecco, in questi anni ho dovuto confrontarmi col fenomeno della mafia, sia a Piazza Armerina, dove a Gela sono stato minacciato dalla mafia, sia a Monreale, che ha fra i suoi paesi Corleone, San Giuseppe Ato, un po' quella che viene considerata la culla della mafia. La mafia proprio ha voluto scimmiottare i riti religiosi, per esempio con il giuramento fatto con il sangue su un santino che veniva bruciato, con un rito di iniziazione che voleva in qualche modo imitare il battesimo o la cresima, ecco, con un giuramento che obbligava, ecco, a essere fedeli alla mafia fino alla morte, ecco, ma questo era un scimmiottare rituale cristiano per avere una forza sociale anche sugli adepti alla mafia. Così come spesso, diciamo, si utilizzava il battesimo o la cresima per questa parentela mafiosa, ho proibito che coloro che sono stati condannati per mafia, ecco, possano fare da padrini sia ai battesimi come alle cresime. Oggi io credo che ci sarebbe una maggiore consapevolezza, ma ritengo che i problemi siano ancora da affrontare, siano ancora molti, che ci sia ancora molta, la chiamerei ignoranza, ma non, senza alcun giudizio di valore, non tanto delle alte gerarchie ecclesiastiche che hanno preso coscienza e nei loro documenti ufficiali sempre più prendono posizioni.
non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Ma proprio a livello dei parroci, e che ancora ci siano, e lo vediamo molto spesso con le varie cerimonie sacre, che ancora non ci sia una reale consapevolezza da parte della Chiesa, che non ci sia una presa di posizione forte.